Allora, Sut, Matteo Renzi ha detto che è disponibile ad un accordo, però il no è sulla figura di Conte. Insomma, lo sappiamo che poi il nodo è quello, così come il nodo è, qualora dovesse restare questa maggioranza con un nuovo accordo su alcuni temi, il tema è anche le poltrone. Questo va detto chiaramente. Se Matteo Renzi tende la mano, diciamo così, ed è pronto un accordo, voi siete disposti a sacrificare il nome di Conte? No, ripeto, il nostro punto di partenza è Conte. Peraltro Renzi in realtà ha fatto dichiarazioni dei più diversi tipi, perché ha detto che si poteva fare, non c'era una pregiudiziale sul Presidente del Consiglio, ma era una questione di programmi. I programmi, come è noto e come già detto, sono stati ampiamente approfonditi, c'è una discussione, quindi si arriverà a qualcosa su questi programmi quando sarà, e se sarà dato l'incarico a Conte, vedremo sui programmi, cioè vedremo se questa dichiarazione di fondo che ha fatto Italia Viva, non ci interessano le poltrone, non ci interessa il Presidente del Consiglio, anche se le riserve evidentemente sono state più che esplicite, ma ci interessa parlare dei programmi e delle priorità. Se questa dichiarazione ha un senso, se ha un senso si va avanti, se invece risbucano le pregiudiziali, che sono però politiche, sono di posizionamento, sono di altra natura, allora è chiaro che la marmellata, a un certo punto poi la maionese impazzisce, perché non è che si può andare avanti all'infinito con questi balletti. Quindi io mi auguro che questa posizione che Italia Viva ha più volte ribadito sia poi tradotta nei fatti, perché c'è bisogno che il paese riparta, come ha detto il Presidente della Repubblica, dare una maggioranza ampia e che il paese riparta presto. Di questo c'è bisogno. Sono tutte discussioni un po' astratte, anche i paragoni con la Prima Repubblica, mi consenta, ma quello lì è stato un paese dove la Democrazia Cristiana era il centro della scena. È un paese che per fare dei passettini in avanti ha rischiato addirittura dei golpe per far entrare i socialisti al governo nel 63. Quindi erano governi brevi che però si riformavano sulle stesse inamovibili basi politiche. Sono paragoni quindi che non hanno nessun senso in un mondo che è totalmente cambiato, liquido, dove volta per volta bisogna trovare i posizionamenti giusti, ma mantenendo la coerenza dei valori e dei principi. È quello che fa il PD. È disponibile. Adesso ho capito le parole di Bettini. Giuro che adesso ho capito le parole di Bettini. Non c'era un riferimento a Bettini. Fatto uno scoop straordinario. Chi? Gaia, mi consenta, ha fatto uno scoop straordinario. Abbiamo scoperto che fino a ieri il punto di approdo per il PD era Conte. Alla sua precisa domanda oggi scopriamo da Morassut che per il PD... Conte inizia a essere il punto di partenza e poi vedremo, cioè la resistenza è durata tipo 48-72 ore. Partenza e arrivo. Specifico per chi è duro di comprendonio. Aspettate un attimo. Il punto di partenza e di arrivo, ci sono equivoci. Un'ultima domanda è lapsus freudiano, un'ultima domanda a Roberto Arditti. Quanto può durare